Buonasera dallo studio centrale di TV6, benvenuti ad un nuovo numero di replay. Pescara è tornata ad essere la città dei veleni, clima di tensione ieri all'Adriatico Cornacchia durante la partita Pescara-Lucchese, frattura insanabile tra i tifosi del presidente Sebastiani, in più la squadra non sa più vincere, rissa finale al termine della partita tra giocatori. Che senso dare ancora a questa stagione? Che futuro ha questa società dopo le dichiarazioni del presidente Sebastiani? Interrogativi che valuteremo questa sera nel nostro studio insieme a Totò De Leonardis. Buonasera Totò, ben rivisto. Insieme a Francesco Di Francesco, buonasera Francesco. Insieme al collega di TV6 Paolo Renzetti, buonasera Paolo. Buonasera, e insieme a Riccardo Clinco, buonasera Riccardo. Saluto come sempre Andrea Costantini, buonasera Andrea. Ciao Enrico, buonasera a tutti. Un saluto anche a Maurizio Dagui in regia, Loris Bennato alle telecamere. Insomma, rabbia, delusione negli ambienti sportivi pescaresi con i tifosi che se la prendono un po' con tutti. La giornata di ieri è stata caratterizzata da momenti di tensione durante 90 minuti prima della gara, con un corteo anche fuori dallo stadio, poi con le dichiarazioni di fine partita. Allora chiederei subito agli amici in studio, perché analizzeremo nel corso di questi 90 minuti gli aspetti societari dopo le dichiarazioni che tra poco vi riproporremo del presidente Sebastiani, e ovviamente parleremo anche della squadra, perché siamo ancora nel girone d'andata, però è una stagione che non sembra riservare più emozioni in prospettiva. Totò, qual è l'aspetto che ti preoccupa di più all'indomani della giornata vissuta ieri? Ma guarda, sicuramente perché dalla squadra non abbiamo avuto nessun segnale positivo, come succede da tanti mesi, ma quello che è capitato prima e durante la partita, questo scollamento incredibile che ci ricorda i tempi peggiori del Pescara, parlo dai tempi di Galeota, Marinelli, Sibiglia, non era mai successo una situazione di questo tipo. Sicuramente la protesta io credo che sia più che giustificabile, perché, per come stanno andando le cose, ma i toni sono stati vergognosi, voglio dire, arrivare a questi eccessi con insulti pesanti eccetera. Dall'altra parte la reazione del Presidente, se si giustifica voglio dire, la sua saltata un po' i nervi, nel senso che soprattutto credo che le offese pesanti ricevute, come era capitato già altre volte tra l'altro purtroppo, ma le dichiarazioni dopo per come uscire da questa situazione lui non ce l'ha data, cioè quel fatto di dire benissimo, io non faccio più niente, portatemi voi, riferito a questi 200 o 300 che protestavano, portatemi voi qualcuno che voglia acquistare la società, io la cedo. Insomma, mi è sembrata, intanto per il momento non fa nulla, perché di fronte a una situazione di questo tipo credo che insomma l'unico che possa fare qualcosa sia proprio il Presidente, quindi tirarsi fuori in questo momento, perché soprattutto chiaramente per le offese, ma credo che non sia solo questo, il fatto di lasciare le cose come stanno e aspettare che qualche tifoso gli porti gli acquirenti, mi sembra una parte banale, ma comunque sicuramente un segnale che sta perdendo, se gli stanno saltando i nervi pure a lui. Tra l'altro vorrei aggiungere una cosa, che a parte questi 200 o 300 che hanno manifestato anche in maniera in certi momenti veramente vergognosi, lo ripeto, lì ci mancano pure quei 3-4 mila spettatori che non vanno più allo stadio, quindi voglio dire, la situazione è abbastanza pesante com'è. Sì. E adesso sentiamo subito le riflessioni a caldo e poi risentiremo quel pezzo dell'intervista che il presidente Sebastiani ha effettuato con il nostro Paolo Renzetti. Ecco Paolo, chiedo proprio a te, perché ieri era difficile sentire un po' gli umori e dei giocatori e del presidente, perché non si è fermato in conferenza stampa, insomma hai dovuto un po' lottare per riuscire. Abbiamo dovuto rincorrerlo, ecco, era una situazione diversa dalle altre volte. Sì, verrebbe da dire, Enrico, senza esagerare, che al peggio non c'è mai fine. Io credo che
si stia vivendo, lo dicevi anche tu, lo ricordavi in apertura, il punto, il momento più basso calcisticamente parlando di Pescara negli ultimi 25-30 anni. E vedere, come diceva Antonio, uno stadio desolatamente vuoto che rischia di essere ancora più vuoto dalla partita prossima casalinga con la Pistoiese, se non dovesse accadere qualcosa di positivo a Grosseto, e non so se basterà anche una vittoria allo Zecchini domenica prossima per riportare un po' di serenità. Io credo che insomma in questo momento ci sia da essere preoccupati. Io sono soprattutto preoccupato, e a me piace parlare soprattutto di calcio giocato, dell'encefalogramma piatto della squadra, perché questa è una però squadra... della squadra parleremo dopo, adesso focalizziamo l'interesse sulla società. Sì, allora, lasciando un attimo la squadra, la società, il presidente Sebastiani, diciamo, non è nuovo a queste dichiarazioni, le aveva fatte anche qualche anno fa in periodi complicati, mi sembra anche un paio di stagioni fa, nell'anno della Serie A, quando ci fu quella retrocessione, diciamo, record per sconfitte, gol subiti e tutto il resto. Quindi voglio dire, non è una novità in assoluto ascoltare... Ecco, tu che lo intervisti quasi settimanalmente, hai trovato una persona diversa, più colpita questa volta da una contestazione, come diceva Totò, abbastanza pesante, perché non riguardava soltanto lui o l'allenatore, ma anche i familiari? E quando entriamo in questo tipo di discorso, ovviamente nessuno può essere d'accordo sui contenuti. No, certamente, è chiaro. Ma diciamo che a me ha colpito la dichiarazione, proprio riferimento del fatto che in passato, ripeto, aveva spesso avuto questi sfoghi, ma quello di ieri è stato uno sfogo particolare, perché ha detto: io da oggi in poi non farò più nulla. In altre stagioni il presidente diceva: farò questo, faremo, diremo, cambieremo la squadra. Invece adesso ha detto l'esatto contrario: non farò più nulla. Quindi si potrebbe creare palesare un immobilismo, certo, della società, che è preoccupante, perché tra l'altro ricordiamo che tra qualche settimana c'è il mercato di gennaio. Fino a qualche settimana fa, anche in questo studio, voi parlavate proprio dell'importanza del mercato di gennaio per cercare di migliorare e cambiare questa squadra. Ma se il presidente dice d'ora in poi non farò nulla, e soprattutto dice resterà l'allenatore fino a quando sarò io a Pescara, non anticipiamo questo... tutto, perché la dobbiamo sentire. Va bene, allora chiudo dicendo... torno da te, vorrei sentire Riccardo e Francesco velocemente, non so se avete sentito l'intervista, altrimenti la riproponiamo subito. Riccardo. No, l'abbiamo sentita, c'è confusione, perché io credo che il presidente non si sarebbe mai aspettato di trovarsi in questa situazione. Cioè, nelle peggiori delle ipotesi che lui poteva fare all'inizio del campionato, comunque con una rosa abbastanza valida, un allenatore che arriva comunque di categoria, non avrebbe mai pensato, e quindi si trova a gestire adesso delle situazioni dove tutti hanno perso anche i freni inibitori. Settimana scorsa il direttore è stato anche abbastanza sopra le righe, troppo, ieri è quasi scappato, non si è visto, cioè il presidente si trova di fronte a una situazione che non si aspettava. Ti dico, poi hai detto che ne parliamo dopo, ma anche la squadra, sì, è una situazione di confusione. Francesco? Ma mi limito semplicemente a dire che ieri è stato, secondo me, tolto il coperchio dalla pentola dove bolliva l'acqua e quindi ci si poteva scottare, perché che i rapporti tra il presidente e la tifoseria sono ai livelli più bassi da anni. Quella di ieri è stata indubbiamente una contestazione molto più violenta sul piano verbale. Bisogna vedere adesso che cosa succederà, il futuro non lo può vedere nessuno. Mi limito però a ricordare che quella di ieri è molto, ma molto simile alla contestazione che per lungo tempo subirono il presidente Scibilla e Antonio Oliveri, quindi con i familiari chiamati in causa a suon di parole profondamente e violentemente offensive, e poi dopo Scibilla e Oliveri c'è stato il periodo più buio della storia del Teramo Calcio. E questa non vuole essere Pescara, Pescara, chiedo scusa, non vuole essere una difesa nei confronti di nessuno, è semplicemente ricordare la storia e tutto quello che è successo dopo. La contestazione, i tifosi contestano e dicono dal loro punto di vista, però a livello... Fammi dire una cosa sulla contestazione,
La contestazione, tu sai che ci sono due... Scusa Riccardo, puoi attendere un attimo, sentiamo il Presidente e poi riparto da te. Andiamo a sentire proprio al microfono di Paolo Renzetti cosa ha detto Sebastiani alla fine della partita. Da oggi in poi io non prenderò più nessuna decisione, visto che devo andare via è giusto che chi arriva prenderà le decisioni che conseguenti, quindi ho detto già dei tuoi colleghi, io da questa sera le mie quote sono a disposizione di chi vorrà e potrà prendersele, perché purtroppo chi parla senza sapere, senza conoscere, deve sapere che ci sono delle regole, quindi io le quote, siccome una SPA che non è che fa la produzione di bibite ma gioca a calcio ed è affiliata alla federazione, c'è bisogno che siccome ci sono delle regole, c'è bisogno di gente che venga, sia accettata dalla federazione, rilasci le garanzie che oggi sono a mio nome e domani saranno a nome di qualcun altro, e io sono a disposizione, ma da questa sera, perché io di venire allo stadio e prendere offese personali da gente che non sa nemmeno di che cosa parla, mi sono rotti i coglioni, ma nel vero senso della parola. Diciamo, per usare un eufemismo, amareggiato di questa ennesima contestazione? No, nel modo più assoluto, io penso che i tifosi debbano tifare, quindi poi la contestazione, io ho sempre detto e lo ribadisco che a me non mi tocca, però credo che vada aiutata la squadra, e in questa situazione qua anche la squadra ne risente, perché purtroppo giocare in questo clima è come giocare fuori casa, o peggio ancora in un clima ostile, e poi è chiaro che la palla pesa di più. Quindi domenica prossima a Grosseto Auteri sarà regolarmente in panchina? Ancora, fin tanto che ci sarò io Auteri sarà in panchina, ma non solo Auteri, i giocatori che ci sono, poi quando arriverà qualcun altro prenderà le decisioni, anche io le decisioni non ne prendo più per questa società, visto che devo andare via, io ho messo a disposizione le mie quote, qualcuno che contesta dovrà metterci anche la faccia, perché mi dovrà portare qualcuno che compra il Pescara, e io sono a disposizione, però è inutile che continuiamo a fare le chiacchiere, perché poi le chiacchiere, non è che qui sembra quasi che io rompi le scatole a qualcun altro, e forse sono arrivato al punto che sono io che mi sono rotto le scatole, quindi diciamo che da questo punto di vista io sono a disposizione, non è che devo stare nel Pescara, io per fortuna, per mia fortuna, ho sempre lavorato e quindi vivo di altro, non di Pescara, nel modo più assoluto, pertanto siccome oggi tra i tifosi invece di essere tifosi ci sono i commercialisti, gli avvocati, i dirigenti di azienda, facessero loro, che qual è il problema, io mi faccio da parte in mezzo secondo, poi tornerò a vedere la partita da tifoso e forse me la godrò anche di più. Riccardo, dove eravamo rimasti? Stavi dicendo? Stavamo parlando della contestazione dei tifosi. Sì. La tifoseria, tu sai che è divisa in due parti, c'è la tifoseria della curva e c'è la tifoseria della parte distinti adriatica, che sono quelli più anziani. E già questa è una cosa sbagliata, perché chi è tifoso della stessa squadra. Sì, però quindi... hanno contestato ieri quelli della tribuna adriatica, cioè dei distinti, non quelli della curva, infatti... No, anche la curva ha contestato, sì, ma erano... sia il presidente sia l'allenatore. Sì, ma il corteo è stato fatto dalla tribuna, che sì. Sono quelli che generalmente... erano quelli un po' più anziani, quelli che non avevano 40, 50, 60 anni, sono loro che sono scesi in campo questa volta, e quindi secondo me prende un aspetto ancora un po' più importante, perché si va a perdere proprio, cioè loro sono quelli che erano Ranger prima, adesso sono quelli più anziani. Vabbè, adesso non entriamo in questi dettagli, perché ci sono anche dei Rangers vecchi che stanno ancora in curva, quindi c'è stata una scissione fra di loro che ci interessa poco in questo senso, non stiamo a valutare la carta d'identità di quell'ultra, quello che sono tifosi, sono tutti tifosi. Sono. Sì. Volevi solo dire che il corteo è partito dal settore di... Esatto, e non dalla curva, ecco, di solito parte dalla curva e poi Invece su queste dichiarazioni, quindi Totò è un segnale forte da parte del presidente, lui è amareggiato perché pensa che la contestazione si ripercuote sulla squadra, però forse è stato segnato proprio in prima persona per questi cori offensivi. Ma io credo che sia quella la molla, altrimenti questa è una squadra che sta deludendo da 2 mesi e mezzo, 3, per cui non c'è stata, quando non vinceva qualche mese fa non c'era contestazione, anzi c'è stato sempre l'appoggio della squadra. Quindi il problema vero purtroppo è quello che stiamo ripetendo in questi studi da oltre 2 mesi, è un problema proprio di gestione di questo gruppo. Quindi
quindi ma pensi, Totò, che siano frasi di circostanza oppure Sebastiani è arrivato, si è proprio stancato? Quindi ma no, io credo che l'abbia, se ti ricordi, l'ha fatto anche altre volte, insomma, è questa cosa, allora portatemi qualcuno, ma non è quello, voglio dire, non ha senso, voglio dire, perché finché, cioè, la logica è che il Presidente magari voglia, cerchi lui l'alternativa, non è che lo deve cercare lo sfigato che sta allo stadio giusto quel giorno, insomma, è chiaro che cioè questo disimpegno in attesa di non si sa cosa, a me sembra una follia, nel senso non può dire, qua il problema esiste il problema della squadra e della gestione della squadra, e siccome la squadra l'ha costruita lui assieme ai suoi collaboratori, deve essere lui a cercare una soluzione, non può essere ribadire che Auteri non si tocca, che senso ha, voglio dire, non, cioè per il futuro, in questo momento, voglio dire, non ha nessun senso, qual è il vantaggio in questo momento, aspettando che qualcuno gli porti un acquirente che poi dopo ovviamente va valutato. Lo chiedo un po' a tutti, sembra... che analogie ci sono tra questo momento e quello dell'ultimo periodo di Oliveri con Sciviglia? Anche lì ci fu un corteo, però organizzato in maniera molto, se posso aggiungere una massiccia. Cosa, scusa Francesco, sì. Hai ragione, il morire di Sciviglia e Oliveri, ma prima c'era stato il periodo di Marinelli, c'era stato, sì, il periodo di Capacchietti, sì, sì, c'era stato il periodo di Galeota, è nella storia del Pescara che succedono cose di questo tipo. Io ripeto, la cosa che mi scandalizza sono i toni, però che ci sia questa contestazione mi sembra una cosa quasi ovvia, soprattutto nella situazione in cui si è trovato, non dimentichiamo che lo stesso pubblico era partito con l'idea che questa fosse una squadra in grado di realizzare quelli che potevano essere i sogni o comunque di andarci vicino. Però l'altra cosa, già l'ho accennato prima, la cosa pesante è che sono spariti 3, 4, 5 mila spettatori, cioè gente che non va più allo stadio, non sono solo i due gruppi che contestano, ma la cosa grave è quella, ma grave perché uno perché va a fare lo stadio, fatemi capire, in questa situazione. È lì che bisogna, in questo momento secondo me servirebbe soprattutto una società forte in grado di prendere per mano la situazione, poi può andare bene, può andare male, sono state altre retrocessioni, sono stati dei momenti migliori, per cui finché la situazione è questa deve essere la società a garantire un cambio. Ma no, ma è appunto il Presidente. Non nasce oggi, no, appunto, ho detto prima, sono anni che i rapporti sono quelli. Adesso evidentemente il gruppo dei tifosi non sono anni che c'è. Sì, ma Totò ha fatto un passaggio importante. Non è vero che è sempre stato contestato, perché per un periodo i tifosi gli hanno dato tregua e hanno sostenuto la squadra. Ma è successo a tutti, Riccardo, quindi, ripeto, io ho parlato di presidenti che hanno vinto. Ci sono stati fuori e davanti agli occhi di tutti, sono anni che i rapporti tra il presidente e la parte della tifoseria o tutta forse la tifoseria all'inizio di questa stagione che c'è stata una tregua. Ieri hanno dedicato forse più spazio alla contestazione al presidente, alle offese anche ai familiari, invece di incoraggiare la squadra. Per quello io ho detto è stato tolto il coperchio e adesso esce fuori tutto. E il problema adesso è, se mi permettete, punto e a capo, il futuro, ossia il Presidente che dice io non mi muovo più. Se lo farà è pericoloso per il futuro, perché non è che lui dice portate me, io sono a disposizione per vendere. Chi te lo porta? Un nuovo gruppo di persone interessate ad aprire un dialogo con Sebastiani per prendere il Pescara? È facile a dirlo. Riccardo e poi Paolo. Sì, Riccardo, sì. Come diceva, però, io non sono napoletano, ma De Filippo, questo di dichiarazioni a caldo che ha fatto dopo la partita, tutto quello che è successo, non faccio più niente, come so, cioè oggi secondo me se gli fai le stesse domande usa dei toni diversi. Siccome oggi non ci sono nuove dichiarazioni, però adesso non guardiamo le dichiarazioni di un uomo che in quel momento è arrabbiato nero per tutto quello che è successo prima e per i risultati per la partita, sono dichiarazioni a caldo che noi commentiamo, però secondo me oggi se tu parli col presidente le dichiarazioni sono diverse. Riccardo, scusami, però la cosa grave che ha detto, al di là di quello che può essere la sensazione, è il fatto che come ha ribadito anche Renzetti,
non faccio più nulla, e l'ho detto più là, cioè l'allenatore non si tocca, io non faccio nulla, andiamo avanti aspettando questi, cioè quella cosa, la cosa grave è questa. Io lo sfogo, lo giustifico pure, perché di fronte a offese di quel tipo credo che abbia fatto il minimo, voglio dire, però quella, la cosa grave che ha detto, se non è che cioè quella, la cosa pesante è quella, c'è, cioè uno che si deve aspettare a questo punto, questo immobilismo della società di fronte a una situazione pesante, perché ragazzi, quante partite ha vinto le ultime 10? 2, 1, quante ne ha vinto? Voglio dire, c'è una situazione allucinante, per cui se tu dici, 12-2. Esatto, se tu dici non faccio più nulla, che significa? Da andare a picco fino alla fine? Non lo so. No, io volevo prima perché qualcosa da prima dire. Si parlava, insomma, di questo rapporto sempre difficile tra i tifosi del Pescara e Sebastiani. Io direi che in questi 12 anni non c'è stato mai grande feeling, anche quando le cose andavano bene tra gran parte della tifoseria e Sebastiani. Quando le cose andavano bene, Sebastiani era sopportato o tra virgolette ignorato dalla maggior parte della tifoseria. Quando le cose sono andate male, è stato il primo bersaglio. Diciamo che il feeling tra la città di Pescara e Sebastiani, forse correggetemi, c'è stato anche qualcuno che ha buttato un po' di benzina sul fuoco. Sì, sì, no, ma io non voglio entrare nel merito, però che io ricordo in questi 12 anni non mi sembra che, io non ho mai visto grandi scene di entusiasmo e di giubilo da parte della gran parte della tifoseria verso il presidente Sebastiani, anche quando ci sono state le promozioni in Serie A. Quindi voglio dire, questo feeling vero e proprio, però non è detto scattato. Che il presidente debba essere simpatico, no, no, il certo. Presidente deve però agire, deve operare, poi però caracere. Voglio dire, è storia che in questi 12 anni, da quando Sebastiani è nel Pescara, da quel famoso giorno della causa in tribunale, insomma, non c'è stato mai un grande amore come è stato in passato tra la tifoseria e altri presidenti. E quindi diciamo, ma che diceva quando bene Totò, tu sei ancora giovane, ma il compianto presidente Galeota, allora io dopo ricordo, la retrocessione di Trani, Galeota dopo la retrocessione di Trani, la villa di Galeota è stata presa d'assalto, c'era, cioè, la polizia. Marinelli è successo lo stesso, quando è retrocesso l'anno dopo, è arrivato dopo De Cecco, Capacchietti, voglio dire, è dovuto scappare pure lui dopo aver vinto pure lui un campionato, la Serie A ce l'ha portato lui, però dovette scappare. È successo a tutti, compreso ovviamente l'ultima. Problema, quello, ripeto, la cosa preoccupante è la dichiarazione: da questo momento io non faccio più nulla. Allora che dobbiamo fare? Fatemi capire, chi è che lo deve fare? Andrea, mi dicevi che sui social sta rimbalzando questa intervista di Renzetti, che ha fatto scalpore perché sono dichiarazioni forti, no? Sì, peraltro aggiungo che ieri poi ho avuto una sorta di déjà vu rispetto alle parole del presidente Sebastiani, e praticamente quell'intervista che Paolo ha fatto ieri dopo la partita sembrava nei toni e nei contenuti la stessa identica fatta 4 anni e mezzo fa. Era il febbraio 2017, Pescara era stato battuto sonoramente dalla Lazio 2-6, era chiaramente Serie A, contestazione fortissima, il presidente si sfoga contro la contestazione e dice: metto a disposizione le mie quote. Sono passati 4 anni e mezzo, ci sono 2 categorie di differenza, ma appunto il copione che poi è sempre lo stesso. È vero che poi ci saranno anche delle trattative nascoste, perché ovviamente lui si starà muovendo per cedere il pacchetto azionario a imprenditori seri, perché purtroppo, fra virgolette, nel calcio agiscono imprenditori tra virgolette che non sono molto seri, quindi bisogna stare attenti. A me risulta, Enrico, che ci siano 2 gruppi interessati, però sì, non ti so dire di più, sì, non so chi sono, che però non so chi ha preso l'iniziativa e se l'ha presa, però so per certo che ci saranno 2 gruppi che sarebbero interessati a questa storia qui, però chiaro, questo poi lo sapremo dopo. Io ecco, questo che vuol dire? Che si andrà avanti fino a quando non si troverà una risoluzione, perché quando Sebastiani dice io adesso starò fermo, lo fa perché non ha più senso questa stagione, quindi è inutile anche cambiare allenatore,
o è prematuro fare questo tipo di discorso? Credo che prematuro, e questa stagione ha ancora un senso, perché c'è tutto. Qual il è giro, il senso? È che c'è tutto il girone di ritorno, e se continui così ti ritrovi sotto in compagnia. Quindi per limitare i danni, non per fare un campionato. Conto, scusa. Beh, ma con questa squadra oggi non dà segnali di ripresa. Poi magari, come diceva prima Paolo, vinci a Grosseto, poi rigiochi in casa, c'è un risveglio, ma oggi come oggi, come fai a essere fiducioso nei confronti di questa squadra? Ecco, quello che dicevamo prima, che la preoccupazione vera, adesso al di là della preoccupazione di Sebastiani, è quella di una squadra con encefalogramma piatto, giocatori che tra l'altro si rendono conto di non riuscire a fare qualcosa di buono durante la partita, però poi insomma vediamo delle gare 90 minuti davvero brutte, inconcludenti, e quindi voglio dire, Paolo, questa scusa, squadra c'è stata pure quella scena finale con di Rizzo, voglio dire che è veramente grave, come una cosa di questo tipo. Erano parecchi che non lo vedeva all'Adriatico, anzi forse non me lo ricordo nemmeno. Sintomatico, cioè, sintomatico, vuol dire che c'è nervosismo, c'è veramente un problema. Pensate invece in cui... che il presidente sia urtato perché la società, secondo il suo punto di vista, secondo anche il nostro punto di vista, ha allestito, diciamo, una buona squadra, una squadra competitiva, e quindi lui deve difendere quelle figure che dovrebbero portare avanti il progetto tecnico, e non si sta ottenendo quanto, fino a oggi, quanto si voleva. Fino no? a oggi il progetto tecnico... Quindi lui si sta prendendo delle colpe che sono anche di altri, ma sicura, e lui diventa il primo obiettivo. Ma ecco perché io prima sono tornato e sono ripartito. Se siete d'accordo che questa è una buona squadra, perché poi ognuno può avere delle valutazioni però diverse. Il campo dice che è una squadra assemblata male. Attenzione, perché poi ci dobbiamo mettere in mente che determinati giocatori, un gruppo di giocatori è formato da giocatori con caratteristiche diverse, non è detto che uno che va male a Pescara poi in un'altra piazza, ma lì allora va bene, lì quello fa gol, e perché è in un altro contesto, perché sì, non è una scienza esatta. Posso, scusami, scusami Francesco, io dico che invece è stata gestita male, problema serio che lo stiamo ripetendo da mesi, gestita male, perché un gruppo non è il valore di questa squadra, non è la posizione di classifica attuale, ma anche l'ultima partita, che senso ha tenere in panchina Ferrari e poi metterlo dentro? Che senso ha lanciare Chiarella e poi buttarlo via? Ma sono situazioni che questo allenatore sta ripetendo dalla terza giornata in poi. Cioè il problema è un gruppo gestito male. Per quello, voglio dire, è il presidente che deve fare qualcosa. Questo ricordiamo pure. Però che il presidente... tra assemblata male e gestita male le opinioni sono diverse. Eh sì, Totò, secondo me è gestita male, non è Antonio, assemblata però, male. No, possiamo dire forse io infatti anche stiamo arrivando cosa. A dire... Scusami Paolo, se te Francesco vuole da te. Secondo te è assemblata male o gestita male? Assemblata male, poi gestita malissimo. Ma è così, guarda che ce lo dicono i risultati, perché se all'inizio andava bene questa squadra, tutti quanti dicevano i giocatori sono Auteri è allenatore esperto, conosciuto, vabbè, gli ultimi anni non è andato tanto bene. Non l'ho mai detto, sia chiaro. Non l'ho mai detto che era l'allenatore ideale. No, non è questo. Insomma, non lo conoscevamo, era uno che ha allenato in Serie C, sembrava che era arrivato Guardiola. Sì, era uno che ma di che stiamo a parlare? Era uno che è stato presentato così. Il calcio di Auteri, da luglio, ma perseguito. Questa storia del calcio di Auteri, poi andiamo a vedere che cosa ci ha fatto vedere. Appunto, ti guardo che dopo è assemblata male e gestita malissimo. Ce lo dico, gestita male. Un'altra cosa, non so se voi siete d'accordo, è stato a mio avviso commesso un errore da tutti, come lo scorso anno e come due anni fa, che queste squadre in estate sono state forse anche sopravvalutate, perché si pensava che nomi alla mano questi giocatori potessero rendere 10. Ma non c'è la controprova guida, no? Non c'è la controprova, però se noi andiamo a sentire le dichiarazioni di quest'estate, dell'estate scorsa e di due estati fa, si parlava sempre di formazioni all'altezza, formazioni, poi però alla realtà del campo queste formazioni rendono di meno, quindi c'è stata una sopravvalutazione in buona fede.
perché si pensava che il giocatore X potesse rendere 10, il giocatore Y 9. Però ricordi anche che Auteri era rimasto soddisfatto della campagna acquisti. Era quello che dicevo pure l'altro giorno. Scusami, però voglio dire, gestita bene l'anno scorso, lasciamo perdere. No, sopravvalutata. No, ma nemmeno, se ti ricordi la squadra, cioè Oddo non è un caso che è stato sollevato dopo sei partite, perché la squadra non era allestita bene, era la squadra incompiuta che poi per rimediare sono arrivati altri 15 giocatori, alcune in età di pensione e via dicendo, è stato un macello. Ricordiamoci pure che in 2 anni questo presidente, per cercare di rimediare a errori vendendo anche soi, ha cambiato 6 allenatori, che è un record mondiale, attenzione. Adesso non faccio più niente, Andrea. Non lo so. Sono più cause, cioè... No, assemblata male o gestita male? Tutte e due. Assemblata male... Anche qui, il fatto che è assemblata male, perché molto era soddisfatto della costruzione della squadra e poi sta andando come sta andando. Sì, però lo stesso assemblata male, perché alla fine hai tanti attaccanti, pochi centrocampisti, e gestita male perché secondo me gli è sfuggita la squadra di mano. Perché io non credo che lui non predichi in campo di fare certe cose, il problema è che poi il campo lui non ha le risposte che vuole, e infatti posso dirlo, io gli ho fatto una domanda in conferenza stampa che lui mi ha lasciato perplesso, gli ho detto: mister, perché lei ha giocato con 3 piccoli? E lui mi ha detto: no, volevo giocare con Ferrari. Allora io gli ho ribattuto: allora perché non ha messo De Marchi, cioè se voleva giocare in un modo differente. Da questa sua risposta ho capito, a mio avviso, è un mio pensiero, che lui è un po'... cioè probabilmente questa squadra gli è sfuggita, sì. E adesso recuperarla, gli è sfuggita dall'inizio. Allora di che stiamo a parlare? È gestita male, malissimo, non è questa la cosa. Cioè se uno ha cambiato 15 formazioni su 16 partite, quante cacce le sono, voglio dire, è gestita male o no? Sì. Ma gestita male anche nei cambi, perché pure i cambi di ieri, cioè i cambi che ha fatto a Montevarchi, da tutte le parti, cambia, sono una cosa senza senso. Andrea, una riflessione e poi andiamo in pubblicità. Allora, sulle scelte di Auteri è giusto dire che da 2 settimane Dursi è stato provato centravanti, sì, certo. Ha giocato centravanti, e De Marchi per lo più viene provato nelle ultime 2 settimane da esterno e non più da centravanti. Ferrari effettivamente è stato male per alcuni giorni e non era al 100%. Fai questi esperimenti a novembre. Probabilmente Francesco, avendo Ferrari, che è una certezza, voglio dire, ma con tutti facciamo completare no, perché Dursi, scusi, come ci ha spiegato anche lo stesso Vincenzo Vivarini, che abbiamo avuto qui ospite, Dursi nasce anche come centravanti, ha avuto un'evoluzione da esterno, non sta convincendo. Dicendo lì, ha provato quest'altra soluzione Auteri. Detto questo, mi rifaccio le parole di Paolo, che dice: forse la squadra è stata sopravvalutata, ma lo stesso Paolo ha intervistato tempo fa l'allenatore Viali del Cesena e gli ha ricordato cosa è successo a lui quando ha preso il Novara appena retrocesso, con fior di giocatori, ad esempio Pablo Gonzalez, che erano giocatori di categoria superiore, ma quel Novara di Viali non vinceva le partite. È vero, Andrea, l'ha detto anche Vivarini, quando si retrocede certo, è sempre più complicato, però lo sapeva. Cioè, non è che il calcio nasce oggi, una retrocessione dalla B alla C comporta difficoltà di ogni genere. Ci sono no? sempre le eccezioni, la Reggiana è retrocessa come è retrocesso il Pescara, mi sembra che sta prima facendo in classifica, sicuramente gran parte dell'organico dell'anno scorso. Evidentemente è come allestisci la squadra e come metti insieme gli uomini. Guardate che quello che sto dicendo lo dicono gli allenatori, perché altrimenti io prendo i 7 più bravi, gli 11 più bravi e ho fatto uno squadrone. Non è detto che da un punto di vista caratteriale, da un punto di vista tecnico, da un punto di vista umano, possiamo anche questi essere 11 d'accordo vanno d'accordo con quello che dice, anzi siamo d'accordo, però ci sono state due figure nuove come Matteassi e Auteri, che di comune accordo hanno allestito questa squadra. No? Vorrei aggiungere, scusami, ma lui non è problema, la Reggiana, se tu lo vai a vedere, credo che sia andata avanti con delle idee molto chiare, anche della gestione della squadra. Questa squadra qui ha iniziato il 3-4-3, poi ha fatto il 3-5-2, il 4-3, il 3-4-3, ma voglio dire, e più ha cambiato la formazione sistematicamente. I cambi non si sa come li fa. È gestita male, noi non sappiamo qual è la forza di questa squadra, voglio dire, quindi non sai nemmeno come rimediare. Finché mantiene questo assetto tecnico. Io, se posso, Enrico, prima della pubblicità, pubblicità quello che un po' rimprovero ad Auteri.
perché noi dobbiamo ricordare anche quello che disse Auteri quest'estate e che ha ripetuto anche qualche giorno fa. Questa è una buona squadra, io sono soddisfatto, disse ad agosto, della squadra che mi è stata messa a disposizione. Questa è un'ottima squadra. Se lui pensava veramente queste cose che poi ha detto ai microfoni, a dire la verità ha continuato a ripeterlo anche durante, esatto, i momenti più benissimo. Allora, e allora se lui continua ad essere soddisfatto di questa squadra, qual è il problema? Primo, secondo, problema sono dichiarazioni, però mi viene da pensare potrebbero essere state anche delle dichiarazioni, se non di circostanza, delle dichiarazioni che fa un allenatore che ad agosto altrimenti dovrebbe dire: signori, voi mi avete costruito una squadra che non è adatta al mio modulo, al mio credo calcistico, o prendete i giocatori che io voglio oppure arrivederci e grazie. E invece Auteri continua a ripetere da agosto, lo ha ripetuto ad agosto e lo continua a ripetere anche oggi, che questa è una buona squadra, ma questa buona squadra è a 14 punti dal primo posto, e allora c'è qualcosa che non quadra. Sono chiacchiere però, allora, primo break, perché tra poco sentiremo anche Matteassi, Auteri, e valuteremo anche le sue dichiarazioni, a tra poco. A Montesilvano, Notti d'Oro raddoppia la superficie, aprendo di fronte un nuovo store di oltre 1000 metri dedicato esclusivamente al riposo. Materassi dei migliori brand internazionali, quali Dorelan, Simmons, Dorsal, Manifattura Falomo. Inoltre troverete oltre 45 tipologie di letti imbottiti dei migliori produttori italiani, quali Bontempi, Noctis, Samoa, Le Comfort e Nicoletti. Nel nuovo store potrete vedere e provare 45 tipologie di materassi, dove sarà impossibile non trovare il materasso più adatto alle vostre esigenze. Notti d'Oro, Corso Umberto I 310, Montesilvano. Da Notti d'Oro conviene. Parlare con i tuoi amici, sentire il suono delle loro risate e in lontananza il rumore del mare. Ascoltare i consigli di chi condivide la tua passione, il tuo lavoro. Rispondere con sicurezza ai loro dubbi. Tutto questo è più vicino di quanto pensi, perché i professionisti dell'Udito Maico sapranno guidarti verso la soluzione più adatta per il tuo benessere. Da più di 60 anni facciamo del nostro meglio per farti sentire bene. Ritrovare il piacere di ascoltare è semplice. E tu cosa aspetti? DZ Insurance Sport. Oltre 25 anni di esperienza nelle coperture assicurative nel mondo dello sport. Prodotti altamente mirati per atleti professionisti. Un team specializzato per ogni disciplina sportiva o di qualsiasi altro settore a livello internazionale. Questa è la DZ Insurance Sport. Zampa corta assicura lo sport. Salve, sono Emilio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel lontano 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emilio e del padre Emilio. Da quel momento, da 72 anni, la tradizione continua e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto la nostra impresa, che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Emidio e Alfredo De Florentis, 085 66 021. Dal 1970 Time Rivestimenti è un'azienda sempre all'avanguardia nel settore delle ristrutturazioni generali, interni ed esterni in tutta Italia. Realizziamo per privati ed aziende lavori di rifinitura di ogni genere, ristrutturazioni chiavi in mano, attività commerciali, impianti sportivi, impianti idrici ed elettrici, arredamento su misura, controsoffitti e cartongesso, isolamenti termici ed acustici, strutture esterne, pergotende e tetti in legno, arredo urbano in genere. Su tutti i social trovi sempre online le nostre novità. Contattaci su timerivestimenti.it.
Ti piace l'eleganza, ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat Danelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla 500, 500X, Panda, Tipo ed il ritorno del mito, la nuova 124 Spider. E poi lancia Abarth e veicoli commerciali. Inoltre, la concessionaria Fiat Danelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali. La concessionaria Fiat Danelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30, aperti anche il sabato, mattino e pomeriggio. Torniamo in studio, allora rivediamola questa classifica del campionato di Serie C, girone B, perché stiamo arrivando quasi alla fine del girone d'andata. Al primo posto la coppia Modena-Reggiana, quella Reggiana che ieri ha rischiato il capitombo all'interno con la Viterbese. Al terzo posto il Cesena con 32 punti, Celentella al quarto posto con 26 punti, al quinto posto il Siena con 23, poi ancora Pescara-Lucchese 22, quindi si hanno già 4 punti di distanza dalla quarta piazza, ma attenzione perché la zona playoff finisce a 20 punti e sono fuori Carrarese e Montevarchi per ora, in base a questa classifica. Andrea, correggimi. E anche la Vispesaro in questa classifica. Ok, sì, esatto, 9 più 10. Quindi 20 punti, punti di vantaggio. Si rischia di uscire dai playoff. Andiamo a sentire. Allora, cosa ha detto Auteri ieri a fine partita? Non tanto sulla gara quanto su questa pressione, perché sta diventando anche un alibi il fatto di giocare in uno stadio che non ti appoggia più. Sentiamolo un attimo. Io non ho nulla da dire, neanche mi lamento, perché faccio una premessa: i tifosi hanno ragione, ma è normale che i tifosi vogliono soltanto vedere applaudire la propria squadra, e noi questi applausi non ce li siamo meritati, per cui è normale che ci sia dissenso, è normale che ci sia delusione, è normale che ci sia anche reazione da parte dei tifosi, ma noi questo lo dobbiamo tenere a mente, però bisogna sempre mantenere la lucidità. Ecco, in alcuni momenti questo non l'abbiamo fatto, però la squadra ha dato tutto, veramente tutto, ma chi ha giocato, chi è subentrato dopo? È chiaro che c'è un po' di tensione a cui qualcuno è un po' più abituato e a qualcuno meno, ma cosa facciamo? Vanno soltanto tranquillizzati ed elogiati per l'impegno, poi è chiaro che dobbiamo migliorare. Ci sono delle negatività e poi c'è una tifoseria che contesta, è normale che il giocatore possa in qualche modo, chi non è poi soprattutto abituato, ma qua i ragazzi, quelli più giovani, sono sfrontati, hanno personalità, quindi... Anche in questa occasione però si contraddice, perché prima dice che bisogna accettare questo clima difficile, poi i giocatori però avvertono la tensione. No, poi ha detto i giovani, alla fine ha detto i giovani, sembra quasi sono preparati, sono in grado di resistere alla contestazione. Io su questo fatto, ripeto, in campo io non ci sono mai andato da ragazzino, quindi si vede. Poi ho smesso, che avevo i piedi ignoranti proprio. Francesco, posso aggiungere una cosa? Ma uno dei migliori è stato Vero, il più giovane. Appunto, perché, dico, per cui voglio dire, qual è il problema? Ma lui stesso alla fine ha detto che però questi giovani sono bravi e sono pronti per far fronte ai giocatori quando è in campo. Come allora, quando dice l'emozione da ex, l'emozione di qua, però poi al fischio d'inizio dimentichiamo tutto. No. Al di là che sono le solite frasi, se dimenticate tutto, dimenticate tutto, nel bene e nel male. Ma con una squadra a 14 punti dal primo posto e a 2 punti sopra la zona che non è più play-out, che cosa si aspetterebbe Auteri? Gli applausi del pubblico? No, ma infatti l'ha detto che è normale, capito, che ma voglio dire, ma c'è da meravigliarsi e anche da sottolinearlo che si gioca in un ambiente ostile, ma in altre città importanti, piazze calcistiche come Pescara, in questa situazione i tifosi cosa avrebbero fatto? Poi mi chiedo, in questa situazione a Pescara qualche anno fa l'allenatore sarebbe ancora al suo posto? No,
Io per quello ho detto all'inizio. Ecco, perché c'è questa differenza di valutazione sul lavoro dell'allenatore da parte del presidente? Dovrebbe dirlo che è stato sempre Sebastiani. Ma per quello io all'inizio partite, ho detto, no? Perché c'è questa diversità? Velocemente. Preoccupa questa radicale. Squadra che non reagisce, non migliora, sì, e l'immobilismo attuale è proiettato al futuro. Perché non sceglie, anzi decide in maniera ferma di confermarlo fino a quando ci sarà lui? E questa è una domanda difficile, ma la domanda precedente era perché l'indifferenza del tifoso è ancora peggio della contestazione. I 3.000 che mancavano allo stadio sono peggio di quelli che contestano, perché quando contesti litighi, se litighi c'è ancora amore, quando non vai più allo stadio c'è il disamore, che è la cosa molto preoccupante. Invece sull'altra domanda, perché si insiste su Auteri, perché si ha fiducia? Ma io ribadisco pensa che non cambi come io vado controcorrente, io penso che lui lo voglia cambiare. Adesso ieri era incazzato e quindi ha detto questo, secondo me adesso a bocce ferme si tranquillizza. Tu pensi che lui voglia cambiare Auteri, ma non lo fa perché la piazza contesta? No, io penso che ieri è disposto così perché è arrabbiato. Ma ci pensi e domani caccia Auteri? Non ho letto domani, sì. Secondo me vedrà col Grosseto, però il fatto che Auteri non possa più rimanere qua è troppo lampante, sarebbe veramente... Oppure si sta aspettando il mercato di gennaio, ma no, altre chance. Se dovesse succedere quello che dici tu, è meglio augurarsi la sconfitta a Grosseto, così caccia Auteri. Ma guarda che c'erano i tifosi che e delle persone ieri che si auguravano di chi perde la partita così non aveva allenatore. Però io ti sto dicendo che se tu mi fai una domanda specifica su Sebastiani, ti dico, ieri ha risposto così, oggi, e io un pochino lo conosco, oggi risponderebbe in maniera diversa, a mio avviso. Riccardo sta rispondendo così da 2 mesi, da quando... sempre detto non si tocca, però sì, nonostante i problemi. Io credo invece che il presidente sia in difficoltà, cioè non è in grado di prendere questa decisione, altrimenti, ripeto, ne ha cambiati 6 in 2 anni, ha cambiato 8 dopo 6 giornate. Difficoltà, se difficoltà nasce? Non lo so se sono difficoltà economiche, non so come quali sono, secondo me è una difficoltà che non conosciamo, perché altrimenti non ha senso. Però c'è difficoltà economiche, c'è un allenatore che è sotto contratto. Esatto, no, il problema c'è un allenatore sotto contratto che non so se lo prende o no, e deve prendere un altro, voglio dire. Siamo quasi a metà stagione, stiamo in Serie C. In mezzo a tutto questo marasma di milioni che sono saltati per aria, mo' è un problema a mettere a bilancio un nuovo allenatore da qui alla fine del campionato. Quanto ti può costare? Francesco, di milioni di allenatori, 100.000 euro di più, ma fermati, 100.000 euro di più un allenatore di Serie C, quanto può costare da 80, adesso 100, a giugno, dicembre, gennaio, febbraio 80, e maggio, 100.000. Francesco, 5 mesi, Francesco, ma non scherziamo. Scherziamo, perché secondo me può essere che sia in difficoltà, e questo sarebbe la cosa più grave, voglio dire, secondo me, voglio dire, perché altrimenti non ha senso. No, ma 100.000 euro, ma dai, sono... Francesco, non lo sappiamo. Non lo sappiamo. Io ti dico, un'ipotesi di fronte all'immobilismo attuale, per un anno e mezzo, perché se io faccio un contratto ora, probabilmente l'allenatore mi chiederà un contratto fino al 2023, quindi io poi sono vincolato a quell'allenatore per una stagione e mezza, e magari si vorrebbe fare una riflessione più profonda e magari ripartire con un nuovo progetto tecnico ancora, anziché anticipare troppo. Andrea, tu sei molto più attento agli eventi di me. Guarda che mi sembra che tra A e B e anche quello di C ci sono 2 o 3 allenatori che hanno fatto il contratto nelle ultime settimane fino a questa stagione. Poi giustamente gli hanno detto: ti chiamiamo per provare a vincere il campionato, se vinciamo il campionato resti, se ci salviamo resti, se no te ne vai pure tu, arrivederci, ha fatto il contratto per 6-7 mesi. Qui stiamo parlando di dicembre, gennaio, febbraio, marzo, aprile, i primi di maggio finisce il campionato. È un problema di ordine, potrebbe essere un problema ma di ordine, ma tutto può essere, no? Qui che ne sappiamo, secondo me sì. E secondo Francesco, no, perché allora si ha fiducia in Auteri e basta? Evidentemente ha talmente fiducia in Auteri che è convinto che questa squadra può migliorare. Ripeto, io tutto lo sappiamo, esatto, tutto può, ma ripeto, 100.000 euro
150.000 euro, nel marasma degli ultimi 10 anni, milioni che sono scappati da tutti i posti. Mo 150.000 euro è un problema? Mi poi, sembra. Ma anche perché stiamo parlando di cifre esagerate, perché un allenatore fino a marzo prenderà 60-80 mila euro. Però con il doppio è spalmabile anche per le tasse tutte, 100.000 euro. Invece, secondo te, Riccardo, perché c'è questo decisionismo su Autieri? Allora, io torno un attimino indietro. Sebastiani ha sempre fatto così, l'ha fatto con Baroni, l'ha fatto con Oddo, l'ha sempre fatto che doveva mandarlo via e poi l'ha tenuto ancora una settimana. Ma sei allenatore in 2 anni, dai, oh. Sì, ma come sì? Ma Baroni doveva mandarlo via. Sei allenatore. Baroni doveva mandarlo via. Anche Baroni, che se lo tenne fino alla penultima. Baroni doveva mandarlo via. Roba di 10 anni fa. Penultima. Roba di 10 anni fa. State attenti. La sempre anni e più. Ho capito. Secondo me, ma è un mio pensiero, Sebastiani non agisce perché la gente gli fa pressione, agisce fin quando. Ma che ne frega della gente, i risultati? Oh, Totò, se no sono d'accordo con te. Ma che con Baroni non c'erano risultati, doveva mandarlo via un mese prima e l'hanno andato via la penultima giornata. Ci sto dicendo che secondo me lui non prende decisioni affrettate, perché lui comunque in questo allenatore crede, i risultati gli continuano a dare contro fin quando lo manderà via. Non ho detto che non lo manderà via, sto rispondendo del perché non l'ha ancora mandato via. Io credo che poi si debba fare anche un discorso. Cioè, questo bisognerebbe chiederlo al presidente Sebastiani. Arrivati alla 15ª giornata di campionato, con 14 punti di distacco dal primo posto, 11 dal terzo posto, qual è oggi l'obiettivo del Pescara? Appunto, limitare i danni, pensare in questo momento a un terzo o quarto posto, pensare di salvarsi, ma qual è in questo momento? Perché io credo che una scelta di un altro allenatore o della conferma di Autieri sia anche legata a quello che questa società vuole fare, dato ormai purtroppo credo perso il primo posto. Bisogna capire come arrivare a fine stagione per limitare sì i danni, Paolo, ma diciamo per dare anche un senso. Perso primo, secondo e terzo posto, perché però, io mi volevo mantenere, però voglio dire, limitare i danni va bene, ma arrivare senza un minimo di obiettivo a fine stagione sarebbe un massacro. Calcisticamente parlando, perché vediamo purtroppo che la squadra non va, quindi Paolo, o a gennaio si mandano a casa 9-10 giocatori e se ne prendono altri 4-5 facciamo come l'altro anno però, con questa squadra come ci arriviamo? Paolo, tu la storia di Pescara la conosci meglio di me, ma io mi limito a Zauri, progetto mandato via, andato male. Otto, progetto mai stato difeso. No, Zauri si è dimesso. Si è dimesso. Allora Oddo progetto con Massimo non è stato difeso, né Zauri né Oddo. Probabilmente in questo caso, mi scuso, ha fatto un progetto, prova, perché visto che mandare via l'allenatore a noi non ha provocato nessun vantaggio, probabilmente magari a novembre. Riccardo, ma i destini degli allenatori sono legati ai risultati. Non si fa risultato domenica a Grosseto. Non penso che lunedì potremmo stare qui ancora sì, a parlare però, di devi perdonare. Scusa, io non ti sto rispondendo su quello che avrei fatto io. Ti sto rispondendo su una situazione di immobilità e sto cercando una soluzione del perché una persona non l'ha ancora mandato via. Ti sto rispondendo. Probabilmente in questa fase, visto che mandar via l'allenatore a noi non abbiamo mai avuto svolte positive, tranne che con Oddo le ultime 2 giornate. Ci ha sempre portato ancora peggio di come andavamo. Sta riflettendo se in realtà, perdonami, mandar via l'allenatore o prendere qualche giocatore che è in campo fa il compitino e poi noi lo vediamo, perché facciamo delle cose in campo, sono state sbagliate delle banalità. Scusa, a chi ti riferisci? Ai giocatori impresentabili, a Rizzo che è un giocatore impresentabile e che adesso ha dato un pugno chi lo presenta Rizzo? Fammi capire chi lo presenta Rizzo, mica Sebastiano, presenta Autieri. Ho capito, ma di che sta parlando? Lo metti in campo dei giocatori benissimo, chi se lo mette in campo? La mette l'allenatore, ma chi mette? Allora posso fare un piccolo
piccolo inciso, un piccolo inciso. Oddo è stato esonerato dopo 6 giornate nonostante avesse un contratto biennale, ok? Sì. Auteri ha un contratto annuale, sì. Per cui se è promosso, giusto Andrea, per cui non può essere questo il problema che sta riflettendo, ma di cosa deve riflettere? Fatemi capire. No, di cosa, ma che è cosa stato riflette? Mandato via Oddo, Totò, non è che è andato meglio la squadra dopo. No, ho capito, ti stai dicendo che aveva un contratto, aveva fatto un progetto di 2 anni, 6 giornate, cioè 2 mesi. Probabilmente ha sbagliato a mandare via Oddo. Ma probabilmente sta sbagliando, il presidente, come ha sbagliato 2 anni fa, sta sbagliando. Ma non andare via Oddo dopo 6 giornate. Benissimo, ma chi l'ha fatto? Sta salvando questa prova, prova a salvare questo. No, per quello ti dico che ci deve essere qualche altro motivo. Che può essere, può essere che c'è qualche altro motivo. Posso mettere in campo qualche altro argomento? Mo mi viene in mente adesso, ma Auteri che dice da ad agosto è ribellito, la squadra costruita bene, Matteassi, Materazzi, là come si chiama quel del Filotto e compagnia bella, ma chiedo scusa, ma in una squadra costruita bene, Mari Lunghi, il primo che mi viene in mente, e sicuramente ne c'è qualche altro. Ha fatto due presenze, poi. Ha fatto due presenze. Quindi, non gioca mai. Quindi è la conferma che di tutti gli acquisti fatti, non tutti sono da considerare acquisti positivi. E quindi quando Auteri continua a dire soddisfatto della squadra, se tu sei soddisfatto, una volta gioca una volta gioca, non può essere che in 15 partite Mari Lunghi fa solo 2 presenze. E poi, concludo velocemente, allora Sebastiani ha sbagliato, va bene, Auteri non ci ha capito niente, va bene, Matteazzi non ci ha capito niente, va bene, e i giocatori? Sì, qua i giocatori mi sembra che sono tutti angioletti. Ossia, quello che sto dicendo. Dico, non è il momento forse di dire a qualche giocatore, soprattutto i più anziani, dove siete? Eccoli là. Soprattutto i più anziani, non è forse il momento di uscire allo scoperto, dico, con prestazioni. Cosa vuoi che dicano? Le parole. Quali sono i più anziani? Quali sono i più anziani, scusi? Drudi, Galan e Memusai, basta, non ce ne stanno altri. No, io non quelli solo, sono più anziani. Non solo, no, sono non solo quelli. Di anzianità, no. Poi a Pescara, fermi. No, no, sono anziani, di curriculum, fermi, di curriculum, cioè, no, che ci è? Mica solo quelli che sono stati più a Pescara. Ma chi ce l'ha il curriculum? No, ma ce ne stanno altri che hanno giocato. Ma chi? Frascatore, chi ce l'ha? Rizzo, chi ce l'ha il suo curriculum? Rizzo è uno che gioca da un po' di anni. Ma dove gioca? Io parlo in generale, dico, ho detto soprattutto i più anziani. Cosa vuoi che dico? Mettetemi fuori squadra, cosa no, che forse, no, scusa, che forse vanno criticati e contestati un pochettino più aspramente i giocatori. Retrocedono da 2 anni questi che anche, anche, cioè, anche sono perdenti da 2 anni. Magari, magari qualche corvo nero che sta vicino al presidente. No, vabbè, siccome i nomi voi li sapete, io non li faccio. E voi ci vivete a allora, pescare. Io vi voglio ricordare. Chi consiglia il presidente magari di prendere Auteri? Chi consiglia il presidente che gli sta vicino per altri motivi? Qui è tutto un calderone. Però che adesso, si... Non facciamo discorsi da bar. No, no, non sono discorsi da bar, amico mio, questi sono discorsi io realistici. Io vorrei ricordare una cosa, l'ultima trasmissione, la dichiarazione di Matteassi, qual è stata? Non toccate il presidente, non toccate l'allenatore, la colpa è mia. Aspetta, dopodiché ha aggiunto, però la squadra è buona, l'ho costruita io ed è buona. Cioè, di fronte a una situazione di questo tipo, ma di che vogliamo parlare? Cioè, è una situazione insostenibile. Matteassi ti ha fatto anche capire che a gennaio ci sarà un ripulisti. Cioè, nonostante abbia detto che è buona la squadra. Che sarà riveduta, rimodulata, che no? Sono pronti a fare degli interventi, lo ha fatto intendere Matteassi, ma lo ha fatto intendere anche Sebastiani dopo la partita pareggiata col Teramo, quando lui si è scagliato con i giocatori, soprattutto con chi è entrato dalla panchina, e ha fatto intendere che ci sarebbero stati dei movimenti su Diambò, a gennaio, dire, su più e giovani. Su quello che può essere l'obiettivo futuro del Pescara, se banalmente possiamo dire bisogna pensare partita per partita, obiettivamente la cosa migliore in questo momento sarebbe che questa squadra riuscisse a sbloccarsi e a finire bene, facendo bene gli ultimi 3 mesi, per creare una base da questa rosa da dove ripartire con i dovuti aggiustamenti per il prossimo anno. Altrimenti, se questo non accade, vuol dire che questa rosa interamente andrà smantellata, perché non si è creato nulla. Scusa Francesco, perché questo argomento poi lo voglio trattare nell'ultima fase. Adesso una piccola parentesi sulla rissa finale, perché è stato
un aspetto vergognoso. Bruttissimo. Perché è vero che Ferrari è stato colpito dopo il triplice fischio finale da un difensore della Lucchese, è partito Valdifiori dalla panchina per prendersela con questo difensore, nel frattempo Rizzo dall'altra parte colpiva un giocatore Bellic sotto gli occhi dell'arbitro, quindi anche ingenuo perché l'arbitro ha visto soprattutto Rizzo e non Valdifiori. E cosa ha detto? Entrambi rischiano squalifiche? Sicuramente Rizzo, perché Rizzo è stato espulso, quindi il provvedimento disciplinare sarà supponiamo anche pesante. Sicuramente non ci sarà Durudi, espulso in precedenza. Rischia tre giornate Rizzo. Rizzo per condotta violenta può assolutamente rischiare tre giornate. Cosa detto, nel caso potrebbe tornare a disposizione, se così fosse solo per l'ultima giornata sarebbe la prima di ritorno, ecco, per il 22 di ma che tre giornate di ma di tu dicembre. Scherzi tre giornate ma, tu, quanto... ma molti di più vedrai. No, scusate, uno che lo insegui gli da un pugno in faccia più di tre giornate. Cosa ha detto Auteri su questo episodio? Un fallo formale, eh? Ha detto un fallo più formale, un fallo vogliamo risentire un attimo, se cioè questo ha detto questo qua, capito? Per te cinque giornate, per me sono tre, per lui sono quattro, per lui no. Per lui è normale. Questo è un andiamo a sentire vedere, proprio. Bisogna vedere che ha scritto l'arbitro nel referto. Sì, ma Auteri non può dire una cosa del genere. No, perché non lo può dire. Lo so, a prescindere da quello che è stato detto, cioè, Rizzo, anche Valdifiori, che parte dalla panchina. È vero che il clima di nervosismo è tutto, però questo si vede sui campi dilettantistici, quindi ma nemmeno una sanzione pesante. Beh, più che meritata. Ma io per quello ti dico, Auteri non può dire una cosa del genere, che veramente ha fatto una cosa normale. Io me l'aspetto anche a te. Questo è un aggravante. Qua non c'è la palla, non c'è la palla, non c'è il tentativo di palla. Vai indietro e gli dà un pugno in faccia. Questa è una squalifica, altro che tre giornate, squalifica, prende una squalifica a tempo, sotto gli occhi dell'arbitro, cioè l'ha visti lui, l'arbitro era un metro. Io non, e già non, comunque può essere un vantaggio se lo squalifica. Un attimo allargare, allargare un po' il discorso sulla squadra, perché Francesco sottolineava un aspetto giusto, adesso noi critichiamo il presidente, critichiamo l'allenatore, però i giocatori effettivamente qualche volta sono stati un po' risparmiati da alcune critiche, direi anche giuste, perché poi in campo ci vanno i giocatori. Ma a proposito, la società in altri tempi, con questi risultati, con questo rendimento e con queste partite così scadenti, uso il termine scadenti per non usare altri termini, la società avrebbe mandato la squadra in ritiro a tempo indeterminato, perché se si vuole lanciare anche un segnale, si manda la squadra in ritiro, e lo si può fare all'hotel EC, e dunque non a tempo quindi indeterminato. Non ci sono spese particolari. Non ci sono neanche spese. Squadra in ritiro a tempo indeterminato. Allora, sentiamo solo Auteri su Rizzo, poi andiamo in pubblicità. Cioè, rientriamo e andiamo in pubblicità, Maurizio. Certo che dopo Rizzo non deve fare, deve rimanere lucido, deve rimanere, non si deve fare prendere dalla nevrosi. Ha fatto poi un gesto più plateale che formale, non ha dato né un cazzotto né una gomitata, ha dato una spinta, ha fatto una rincorsa. Allora, siccome c'è un po' di tensione, anche chi arbitra dovrebbe avere un po' più di equilibrio, insomma, e passare meno. Io non mi aspetto tre giornate di squalifica a Rizzo, perché poi se scrivono condotta violenta a fine gara eccetera, ma non è così, è stato più un fallo formale, più una cosa formale, più una reazione formale che materiale. Materiale la gomitata l'ha presa Ferrari alla fine, ma non serviva, l'arbitro aveva già fischiato la fine, però lì quattro persone, nessuno ha visto, ma non è, lo dico perché lei mi ha fatto la domanda, non ha influito sul risultato sicuramente. Beh, certo che non ha influito sul risultato perché la partita era finita, però sono dichiarazioni assurde, sono dichiarazioni assurde. Si può rivedere? Rivediamo, sì, allora, Francesco. Posso dire una cosa a voi, la differenza, la differenza tra gesto plateale e gesto formale. Questo è italiano, quindi forse era coperto. No, capito. Lui... Plateale o formale, qual è la differenza? Io non riesco ancora a capirlo. L'unica giustificazione che gli posso dare è che non l'ha visto e gli hanno riferito. No, l'ha vista. Perché se no... Rivediamo quell'immagine, Maurizio, quando può. Anche cioè, se non l'ha visto, gli hanno riferito. No, lui ha riferito, gliel'hanno riferito perché non l'ha visto. Perché uno poi a dire. Guarda là.
è formale, dai. Ma poi da persona intelligente, quale dovrebbe essere, dici io non l'ho visto, mi hanno detto che vediamo la spia, però io non l'ho visto. Ma è un gesto plateale o formale, fatemi capire. Ma quale formale e quale plateale? Una botte, un debato. Ma che roba, chi è? Gli ha dato una spinta. Invece di un cazzotto, è un schiaffo con la mano aperta, non si vede. Questo non giustifica anche il gesto del difensore. Ma no, ci mancherebbe. Il gioco fermo Ferrari, quindi anche lui deve essere... Bravo, quello che ha dato la comitata, che gli ha dato a Ferrari, purtroppo, perché non, speriamo che l'ha detto qualcuno di guardare, perché sennò... L'allenatore ha dichiarato in conferenza stampa che aveva il ragazzo con tutto il labbro aperto. L'allenatore chi? Oteri? No, l'allenatore Pagliuca. Pagliuca ha dichiarato di avere il giocatore nello spogliatoio con tutto labbro aperto. Ma che l'abbiamo visto? Quindi, vorrei vedere poi. Non è che l'ho dato io, l'ha dato Rizzo. Va bene, pubblicità e poi ultima fase di questo numero di replay, a tra poco. A Montesilvano, Notti d'Oro raddoppia la superficie, aprendo di fronte un nuovo store di oltre 1000 metri dedicato esclusivamente al riposo. Materassi dei migliori brand internazionali, quali Dorelan, Simmons, Dorsal, Manifattura Falomo. Inoltre troverete oltre 45 tipologie di letti imbottiti dei migliori produttori italiani, quali Bontempi, Noctis, Samoa, Le Comfort e Nicoletti. Nel nuovo store potrete vedere e provare 45 tipologie di materassi, dove sarà impossibile non trovare il materasso più adatto alle vostre esigenze. Notti d'Oro, Corso Umberto I 310, Montesilvano. Da Notti d'Oro conviene. La storia siamo noi. La nostra storia parte da lontano. Promozione e vittorie ci hanno sempre unito, ma anche le sconfitte, dalle quali ci siamo sempre rialzati. La storia siamo noi padri. Questa storia continuiamo a raccontarvela alla radio. Tutte le partite del Pescara in Radio Cronaca con Enrico Rocchi. Rete! Il Pescara raddoppia! Radio California, radio ufficiale Pescara Calcio. California! DZ Insurance Sport. Oltre 25 anni di esperienza nelle coperture assicurative nel mondo dello sport. Prodotti altamente mirati per atleti professionisti. Un team specializzato per ogni disciplina sportiva o di qualsiasi altro settore a livello internazionale. Questa è la DZ Insurance Sport. Zampa corta assicura lo sport. Dal 1970, Time Rivestimenti è un'azienda sempre all'avanguardia nel settore delle ristrutturazioni generali, interni ed esterni in tutta Italia. Realizziamo per privati ed aziende lavori di rifinitura di ogni genere, ristrutturazioni chiavi in mano, attività commerciali, impianti sportivi, impianti idrici ed elettrici, arredamento su misura, controsoffitti e cartongesso, isolamenti termici ed acustici, strutture esterne, pergotende e tetti in legno, arredo urbano in genere. Su tutti i social trovi sempre online le nostre novità. Contattaci su timerivestimenti.it. Salve, sono Emilio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel lontano 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emilio e del padre Emilio. Da quel momento, da 72 anni, la tradizione continua e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto la nostra impresa, che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Emidio e Alfredo De Florentis, 085 66 021.
Ti piace l'eleganza, ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat Danelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla 500, 500X, Panda, Tipo ed il ritorno del mito, la nuova 124 Spider. E poi Lancia, Abarth e veicoli commerciali. Inoltre, la concessionaria Fiat Danelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali. La concessionaria Fiat Danelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30, aperti anche il sabato, mattino e pomeriggio. Allora torniamo in studio per l'ultima parte di replay, rivedendo e commentando quanto è accaduto ieri. È rimasto solo un episodio, quello di un rigore accordato dall'arbitro, poi è stato il quarto uomo, cosa che non è mai avvenuta, ad annullare la decisione del direttore di gara. Andrea, allora l'episodio del secondo tempo è quello qui, lo vuoi commentare tu? Sì, c'è questo contatto in area di rigore con il direttore di gara che inizialmente concede il calcio di rigore tra lo stupore dei giocatori da Lucchese, poi ecco, alza il braccio quasi a voler segnalare un fuorigioco che peraltro non c'è e non è stato neanche segnalato, e poi mima il VAR. Ma chiaramente la decisione dopo l'on-field review in Serie C non si può prendere perché il VAR non c'è. È come un voler dire che torno indietro rispetto alla mia decisione iniziale e non do più il calcio di rigore, perché l'indicazione gli è stata data non dall'assistente arbitrale che si stava avvicinando all'area di rigore, quindi anche per lui era rigore, bensì dal quarto uomo. Si vede chiaramente, mima il VAR, mima l'on-field review. Però il fallo è chiaramente... Non si contesta il fallo, Francesco. Il fallo è chiaramente di Ferrari. Ah, sì. Ma come gli è venuto in mente? Sta là l'arbitro. Il fallo... Questi sono pericolosi, ve lo dico io. Adesso dobbiamo andare di fretta. Come hai detto, il fallo chiaramente era... Di Ferrari. Esatto, ma appunto il problema è questo. Tutti d'accordo, no? Ma come no? Sono pericolosi questi arbitri. Sì. Allora, Andrea, invece oggi sì, social... proprio noi prima abbiamo parlato della rissa, quel colpo di Rizzo, poi Valdifiori e quant'altro. Questa mattina, intorno alle ore 9, la Pescara Calcio con un tweet si è un po' scusata per l'accaduto. Qui possiamo vedere un momento di nervosismo o una provocazione non può giustificare l'accaduto nel finale di gara di ieri. Questa immagine non ci appartiene e chiediamo scusa al mondo sportivo per l'accaduto, accettando con serenità la decisione del giudice sportivo. Questo mi sembra un tweet equilibrato e anche di un'onestà intellettuale. Tra l'altro prende le distanze l'allenatore, la società prende le distanze l'allenatore, che ha detto era un fallo normale, voglio dire, anche questo credo che sia un altro motivo per tenerlo, non lo so. Poi sì, se mi permetti Enrico, c'è una curiosità e torniamo forse a qualche veleno del passato, chi lo sa, perché c'è un like davvero curioso che possiamo vedere su un post dell'account Spazio Pescara, che fa riferimento alla contestazione di ieri da parte della Graniata Adriatica nei confronti del presidente Daniele Sebastiani. C'è un like, vedete, Gennaro Scognamiglio, che ha messo svariati like su dei post di questo tipo. Scusami, Andrea, Scognamiglio, i like non li vediamo. E in alto quel Gennaro S è stato evidenziato, Gennaro 6 è stato evidenziato. Ah, sì. Scognamiglio, che fino allo scorso anno è stato difensore del Pescara, quest'anno che è l'Avellino. Che se torna bacia la maglia, vedi? Baciano le maglie questi. Baciano le mani. Gennaro Scognamiglio è d'accordo sulla contestazione al presidente, sì, Sebastiani. È un intervento squallido, direi. Non ci meraviglia Scognamiglio, come altri che, dopo essere stati trattati anche molto bene da questa piazza, dalla società stessa, sputano sul piatto dove hanno mangiato e continuano a mangiare. Vergognatevi. Allora, tutti i giocatori devono vergognare. Il migliore amico di Galano. Pure quelli che non vanno queste cose. Te lo dico io, sì, perché sono sempre in giro insieme. Le amicizie non vuol dire che Galano la pensa alla stessa maniera. No, però insomma, poteva anche evitare cosa del genere. Poi Scognamiglio si vede che fine ha fatto anche ad Avellino, dove non gioca mai. Vabbè, questi sono gli errori del passato che forse stiamo pagando ancora a caro prezzo, con quello spogliatoio turbolento dove ci si poteva salvare con gente del genere. Poi parlano di professionalità i professionisti. Allora, l'unica cosa, i professionisti sono, perché vengono pagati profumatamente,
niente vi pagano, parlate di professionalità e poi, scognamento, ma chissà quanti altri ce ne stanno, che fanno queste uscite. Vergognatevi. Il mercato di gennaio è legato alle mosse del presidente, che dice che non farà più nulla, quindi non farà nemmeno più il mercato. Le dichiarazioni di ieri, è chiaro, come dicevate prima giustamente, sono state dichiarazioni a caldo, l'ennesime dichiarazione di questo tenore, vedremo se poi terrà fede a quello che ha detto il Presidente oppure no, però ripeto, l'ho detto prima e lo ribadisco, bisogna capire, lo devono capire in società, quale sarà l'obiettivo da qui al mese di maggio, che cosa si vuole fare, che cosa si vuole provare a cosa fare. Cosa chiederà Auteri, perché tanto ci sarà lui. Ma Auteri credo, Derisio che chiederà, che era il, mi sembra il giocatore che lui voleva quest'estate e che non è arrivato. Adesso io ho un po' estremizzato facendo un nome. Il salvatore della partita. No, se, mi auguro sia così, ma chiaramente un giocatore non può cambiare i destini di una squadra. Giocatore che non gioca dall'anno scorso. Che non gioca dall'anno scorso, però quest'estate noi abbiamo sentito questo nome, Derisio, per tre mesi. Era un giocatore che Auteri aveva avuto a Bari, che conosceva bene, che però poi non è arrivato a Pescara, quindi il manicone del Pescara era adatto al calcio di Auteri, no? Evidentemente, perlomeno lo conosce Andrea? Perlomeno lo conosce. Poi Matteo, cosa ti ha fatto capire? Che ci sarà un'epurazione anche di elementi di attaccanti, i vari Bocic, Marilungo, in discussione anche Clemenza. Beh, lui non esce sullo specifico, ma certamente se dovessimo valutare le scelte fatte da Auteri in queste settimane, è evidente che lì ci sono dei giocatori che in pratica non servono. Non serve Marilungo, Bocic anche lui è abbastanza ai margini, è ai margini comunque sia, al di là di questo infortunio che c'è, lo stesso Galano e lo stesso Clemenza non sta affatto convincendo Auteri. Sono tutti giocatori che si riteneva essere funzionali a questo, però Valdifiori non era ritenuto funzionale ad Auteri. Questi giocatori che abbiamo citato erano ritenuti più funzionali e tali non sono stati. E chi quindi si riprende? Bravo, no, poi ci sono dei contratti. Ma pure Valdifiori dice che non andava bene l'estate scorsa. Dunque, Valdifiori, Galano, non lo sappiamo perché non ha mai giocato. Valdifiori, appunto, dico, ma come discorso generale, benissimo. Questi si possono togliere perché nulla vengono a intaccare dell'organico attuale. Anzi, magari non avendo più 25, 26, 27 giocatori, quando ne, che ne hanno, non è quello il problema. Ma bisogna vedere chi si prende. Ci deve essere, io lo voglio vendere, ma ci deve essere un acquirente, certo. Deve piacere a qualcuno. Cosa succede secondo te? Il direttore sportivo Matteo è bravo, quindi la rosa, troverà lui la sistemazione. Non si tocca nulla. No, sicuramente è qualche giocatore che non ha trovato spazio, andrà via, soprattutto in attacco che sono troppi. Rinforzerà il centrocampo a mio avviso ed è puntella alla difesa con un centrale perché ci manca. Credo che lui, questi siano gli obiettivi, poi tra dire e fare c'è di mezzo il mare. Giustamente ha detto una cosa giusta Francesco, devi anche trovare chi li prende, perché chiaramente non è che li puoi dare via così, cioè bisogna vendere per poter prendere quei due o tre elementi che rende zoppa questa squadra. Un ultimo argomento, un trattato nazionale, però nel calcio tutti possono essere coinvolti. Il discorso plusvalenze che parte dalla Juventus, vorrei sapere anche cosa ne pensate, perché oggi sono apparse anche delle trattative riguardanti tutte le società di calcio e quindi anche il Pescara. Sarà il solito terremoto mediatico, Totò, vista la tua esperienza, oppure qualcosa che resterà di negativo? Ma io penso che questa volta qualcosa di resterà, perché insomma la cosa è molto, non solo perché coinvolge la Juve, che diciamo è la società insomma, più riconoscibile in questo sistema, però non è la cosa che ha fatto solo la Juve. Credo che mettere mano a questo problema del plusvalenze sia uno degli obblighi che ha il calcio italiano per cercare di uscire da questa situazione, perché poi credo che questo sia stato un male che ha minato veramente quella che è la credibilità del calcio, perché è tutto molto vago, non sappiamo come viene gestito. Io credo che questa volta ci sono responsabilità grosse, insomma, quindi
Che voi che faccia luce, Francesco, perché dovrebbe, noi analizziamo da lontano. Dovrebbe andare a finire, come dice Totò, ma ho forti dubbi, a meno che non ci sono dei casi talmente evidenti, perché sulla valutazione di un giocatore, anche il ragazzino che ha fatto due presenze in primavera, se due società, io lo valuto 8 milioni e trovo chi mi dà 8 milioni, se poi la valutazione come fai? Sì, a parte questo, però bisogna capire se l'indagine parte per colpire le società, i procuratori. E appunto quello che bisogna molti vedere. Pensano che sia un indirizzo verso i procuratori, quindi si parte da lì e quindi vengono collegate le società sportive. Ora in regia Andrea Costantini sta preparando anche una schermata che è uscita proprio su un quotidiano di oggi, dove ci sono alcune operazioni riguardanti i giocatori del Pescara. Però adesso, tranquillizzando un po' tutti, Pescara come tante altre società, perché tutte le società... Credo che non c'è una società in Italia che non abbia delle plusvalenze forzate. Probabilmente è giusto fare un'indagine e capire perché si aggiustano i bilanci con le plusvalenze, ma lo fanno da sempre. Però sicuramente non sarebbe giusto colpire una società piuttosto che un'altra, perché a mio avviso sono tutte coinvolte nello stesso modo. Cioè, ti faccio un esempio di anni scorsi, quando è stata fatta la plusvalenza di Domorò, un giocatore dal Milan andato all'Inter, mai giocato, sì. È stato un caso eclatante, mai punito. Quindi sarebbe, secondo me, non giusto andare a punire qualcuno a discapito di altri, ecco, su una cosa che è generalizzata. La regione dice tutti. Che c'è proprio questo quadro di plusvalenze sotto indagine, questo quadro è stato pubblicato su un quotidiano sportivo di oggi e vedete che ci sono alcune trattative, alcune cessioni: Brugman dal Pescara al Parma, Cipolletti Pescara al Parma, ecco, sono tutte con il Parma, Di Combo, Galano, Martella, Napolitano, Palmucci, Pavone, Brunori, Dall'Oia e Madonna, e su un altro quadro c'è anche la cessione di Masciangelo dal Pescara alla Juventus, quindi è partito tutto dalla Juventus, perché poi queste trattative tra Pescara e Parma passano anche per la Juventus, quindi è un filone che coinvolge diverse società. Noi abbiamo segnalato quelle che sono indicate in questo prospetto riguardanti il Pescara, però adesso senza focalizzare l'attenzione più di tanto vedremo cosa succederà. È giusto che ci sia queste indagini, poi ci sono le società che sono tranquille e altre che forse rischiano qualcosa. Però il mondo del calcio già in passato ha vissuto situazioni. Non credo che un procuratore faccia un favore a una squadra piuttosto che un'altra, faccia un favore per se stesso, secondo me. Quindi se gioca delle plusvalenze vale per tutti, per la Juve, per l'Inter, per il Milan, per le maggiori squadre, per la Roma, per tutti, come vale per il Pescara, per il Parma, per le squadre. Vedere, diciamo, quali sono fase. Regolari e chi ha gonfiato invece le valutazioni. Difficile, però in questi casi è sempre un po' difficile poi provare, perché un giocatore per te può valere 3, per me può valere 4, e voglio dire, il valore che tu dai a un giocatore non può essere contestato, come non può essere contestato in linea di massima il valore che do io al giocatore. Quindi è un argomento piuttosto scivoloso, e poi se ci sono state delle irregolarità non sarà semplicissimo provarlo, credo. Allora, siamo in chiusura, il prossimo turno di campionato prevede la trasferta del Pescara a Grosseto, contro un Grosseto che ha vinto a Siena, quindi nessuna squadra oggi ci fa intravedere una gara facile, addirittura la Viterbese che vinceva a Reggio Emilia. Sta per concludersi il girone d'andata, mancano soltanto 3 partite, poi a dicembre ci sarà anche la prima di ritorno e poi partirà il mercato. In un mese può succedere qualcosa, Totò, o no? Se non ci sarà qualche novità sul piano tecnico, credo che l'andazzo sia questo, insomma, difficile capire cosa possa intanto succedere. Intanto Grosseto mancheranno Drudi e Rizzo sicuramente, Val di Fiori vabbè, c'è, non c'è, quindi sì. Cambia poco. Anche Rizzo. Però cioè, ipotizzare Grosseto a Siena. Ipotizzare una ripresa in queste 5 a me sembra fuori dalla
da quel che posso dire. Sei un po' rassegnato, dottore. Ma sì, rassegnato sì, perché. Ma no, perché in situazioni di questo tipo o c'è una svolta vera, senza anche tecnica, soprattutto tecnica, perché l'unica cosa che puoi fare in questo momento, perché poi quello di ritoccare l'organico, prima abbiamo parlato di 4-5 giocatori che dovrebbero andare via, sono giocatori che. Cioè, quindi tu non pensi che Sebastiani voglia andare avanti con Otteri fino al mese di gennaio, poi se le cose non cambiano e sarà forse troppo tardi, si passerà anche un cambio di guida tecnica. Io credo appunto che abbia dei problemi lui su questo cambio, altrimenti non è logico anche aspettare il mercato per togliere questi 4-5 giocatori che hanno messo insieme massimo 10 presenze insieme. Non è quello il problema del Pescara, insomma, no, il problema è proprio, lo ripeto, la gestione di questo gruppo. C'è poco da fare. Riccardo, tu cosa intravedi in futuro? È una bella domanda, non lo so, è molto difficile perché la situazione è molto molto complicata. Non è solamente la squadra che non gira, l'attore presidente, l'ambiente, tutto che è diventato un problema. Veramente è veramente una situazione complicata. Non mai, secondo me, da quando io vengo da te è la prima volta che vedo una difficoltà, perché bene o male prima si individuava la squadra, qualche giocatore e allenatore, qui è proprio una situazione. Erano campionati diversi. Esatto, qua si vede proprio che ci stiamo bruciando proprio. La squadra corricchia, l'allenatore in confusione dice delle cose che veramente sono inaudite, perché o non l'ha visto o veramente è insensato. Il presidente che dice delle cose arrabbiato, i tifosi che sono molto arrabbiati, il direttore sportivo che è uscito settimana scorsa con delle dichiarazioni, a mio avviso, da fuori di testa, e quindi cioè, è un po' tutto che... E poi, se un giorno dovesse esserci il cambio di proprietà, attenzione a chi arriva. Vorrei coinvolgere proprio Francesco, perché a Teramo avete vissuto negli ultimi giorni una situazione... Si sì, sta vivendo una situazione sta vivendo, esatto, difficile. Adesso si può solo aspettare gli eventi da un punto di vista giudiziario, ma d'altronde pure Pescara ha avuto purtroppo i suoi problemi nel dopo Scibiglia. Abbiamo avuto Paterno e Pincione, noi abbiamo è tornato dall'America campione del poco mondo, tempo fa Pincione, che in una trasmissione ti ricordi il medico, io domani sarò a Pescara, evidentemente ha perso quell'aereo, ci è voluto un po' di anni perché tornasse in Italia. Tanto che novità per... abbiamo oggi, tanto domani ci sarà la trasmissione Pro Terma e darete tutti gli sviluppi. Nessuna. Quindi... fino adesso nessuna novità. Le quote resteranno pignorate ancora per diverso tempo? Beh, entro 15 giorni della pronuncia del GIP di Roma, che dirà se questo sequestro sarà convalidato e dunque si potrà protrarre, oppure se ci sarà il dissequestro, come è successo anche per il fermo dei fratelli Ciaccia. Però insomma, al momento le quote sono sequestrate. Ovviamente questo discorso che ci sembra quasi scontato, la Lega e la Federazione bocceranno l'ingresso dei Ciaccia come nuovi partner. Però da alcune indiscrezioni, Enrico, se bisogna valutare le carte presentate dalla nuova proprietà della Teramo Calcio e non questa inchiesta che ora è scoppiata, potrebbe anche esserci l'ok da parte della Federazione. Però autorizza l'ingresso di gente che è indagata? No. La società che ha acquistato è indagato pure lui, ma non è dei fratelli Ciaccia, è del Chierchia, di che Chierchia, è il presidente amministratore delegato. È tutto a divenire. Amministratore delegato, però. Sì, amministratore delegato è pure lui tra gli indagati. Beh. Renditi conto di che stiamo parlando, capito? No? Ripeto, io credo che la Federazione e la Lega facciano bene a mettere le mani avanti, logico, sì, sì. Ma non per il caso del tempo, ma per quello dico. Uno stop della Federcalcio creerebbe problemi di altra natura sempre al Teramo, perché a quel punto bisognerebbe chiedere a Iachini di riprendere quelle quote, che però se sono ancora sequestrate non sono della disponibilità se non dell'amministratore giudiziario, cioè è una situazione molto molto complessa. E comunque Iachini assicura che il Teramo ha una liquidità superiore al milione di euro che potrebbe garantire benzina, tra virgolette, per qualche mese ancora.
Paolo. Lo vedi quando, quanti problemi nascono dopo. Ecco perché io dico, bisogna stare attenti. Io sono convinto al di là Pavanati di quello che ha dichiarato ieri. Pavanati era simpatico almeno. Pavanati ha acquistato il Novara e poi non l'ha iscritto. Appunto. Ed era lì lì per al di là di quello che ha dichiarato ieri Sebastiani, che ha ragione, Klingo era deluso, amareggiato, tutto quello che vogliamo. Però non credo che Sebastiani da oggi a un mese, a meno che non c'ha l'asso nella manica, ripetiamo, andrà. C'è stata anche la conferma di Totò, ci sono delle trattative serie, saranno lunghe, saranno veloci, no, si accelererà. Degli interessamenti, a me risultano sì, questo. Interessamento o trattative, se tutto forse è si accelererà. Ma tutto pure è serio, tutto è serio, fino a quando magari non si scopre una crepa e da lì certo succede il patatacchio. No, anche perché Enrico, il Pescara, che se ne dica, è una società che comunque ha un suo prestigio a livello nazionale. Ieri certo c'è stata la presentazione di un nuovo sponsor, la Seleco, che è un'azienda diciamo conosciuta anche fuori dai livelli nazionali. Beh, voglio dire, il Pescara è una squadra, è una società che comunque fa gola, credo, ad alcuni poi imprenditori. Poi smettiamo anche queste voci sempre da bar che il Pescara ha 20-30 milioni di debiti, perché questi discorsi li possono fare i tifosi, ma sicuramente non sono queste le certo cifre, ma voglio dire oggigiorno credo che nel calcio poche società possano esibire bilanci in attivo. Credo che questi due anni di pandemia abbiano creato grandissimi problemi, però il Pescara è una società che ha ancora diciamo una sua faccia importante e che possa far gola ad imprenditori, questo lo possiamo dire senza tempo. Grazie a Paolo Renzetti, a Riccardo Quinco, a Francesco Di Francesco, a Dottor De Leonardis, grazie a Andrea, appuntamento domani sera con Protermo, con Jacopo Forcella, grazie a Loris Bennato alle telecamere, a Maurizio Dagui in regia, ci rivedremo lunedì prossimo, grazie per averci scelto.